Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedere? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Torniamo con una nuova puntata della rubrica Read With Me, rubrica dove leggiamo insieme i capitoli scritti nei libri di George Martin, li commentiamo insieme e ci appassioniamo alla storia così com'è e non come è stata fatta vedere nella serie. Questo è il goal di questa rubrica. Oggi siamo tutti invitati al matrimonio di Daenerys e vedremo come si svolge appunto il suo matrimonio, quindi la celebrazione. Vedremo ancora il rapporto che Dany ha con suo fratello Viserys, preferivamo non averlo, e poi vedremo l'inizio della sua storia con quello che diventerà appunto suo marito, ossia Khal Drogo. Prendo il mio libro che è sempre più sfondato, poverino, però non voglio cambiarlo, cioè è bello vissuto. Daenerys wed Khal Drogo with fear and barbaric splendor in a field beyond the walls of Phantos. For the Dothraki believed that all the things of importance in a man's life must be done beneath the open sky. Quindi Daenerys appunto ci dice che si sposerà con Khal Drogo non dentro Phantos, ma fuori le mura di Phantos. Questo perché? Perché secondo i Dothraki le cose importanti, quindi tutti gli eventi importanti, devono essere celebrati, dice open sky, che mi piace un sacco, ma intende all'aperto, quindi non vincolati da una muraglia, quindi nel mondo. Drogo è called Iskalasar to attend him. And they had come. 40,000 Dothraki warriors and uncounted numbers of women, children and slaves. Allora, quindi ci dice che Drogo ha chiamato l'intero Khalasar. Il Khalasar per i Dothraki è tutto, come si può chiamare, tutto il popolo, tutto il popolo, ovviamente per partecipare alle sue nozze. E questi sono venuti qui. George Martin ci fa capire i numeri esorbitanti dei Dothraki. Khal Drogo ha 40,000 soldati e in più ci sono anche, Dany dice, impossibili da contare, donne, bambini e schiavi. Allora, prestiamo parecchia attenzione a questa storia della schiavitù, perché in questo capitolo vedremo che Dany, soprattutto all'inizio, è convinta di essere venduta come una schiava a Khal Drogo, ma vedremo che in realtà è semplicemente una pippa mentale che le ha messo il fratello, perché il fratello starà sempre a raccontarle tutti i peggio mali che le possono succedere nel mondo, e lei non si rende conto effettivamente che le persone intorno a lei già la stanno servendo come se fosse una regina. Quindi è proprio per farvi capire quanto Viserys la manipoli anche mentalmente, la faccia sentire piccola, la abusi continuamente. Outside the city walls, they camped with their vast herds, rising places of woven grass, eating everything in sight and making the good folk of Phantos more anxious with every passing day. Quindi ormai Phantos è praticamente sommersa da Dothraki. E ovviamente loro sono lì, si sono accampati, mangiano in continuazione a quanto pare, e la gente di Phantos ovviamente comincia ad essere un po' ansiosa della presenza di questo popolo tra di loro, perché ricordiamo che anche se Phantos ha effettivamente un buon rapporto con i Dothraki, soprattutto i Dothraki di Khal Drogo, in realtà i Dothraki sono comunque una popolazione molto imprevedibile, quindi loro stanno sempre con un occhio aperto e uno chiuso per capire sti Dothraki che cazzarola devono fare. My fellow magisters had doubled the size of the city guard, Illyrio told them, over platters of honey duck and orange snap peppers one night at the manse there had been Drogo. The Khal had joined his Khalasar, his estate given over to Dany and her brother until the wedding. Quindi, che cosa ci dice? Che da che Khal Drogo ha visto Dany l'ultima volta e ha accettato di sposare Dany, Khal Drogo ha regalato la magione
che Pentos aveva regalato a Drogo, quindi quella tutta dorata, tutta figa, tutta splendida, l'ha già regalata a Daenerys, cioè questi manco sono sposati e lui già le ha regalato una casa. Poi c'è solo un piccolo problema che c'è deve entrare lei e purtroppo anche il fratello, ma il regalo sicuramente era per lei. E Drogo, intanto, non è lì, ma Drogo ha rincontrato il Khalasar, sì. Si è riunito col Khalasar che sta fuori. Thus we get Princess Daenerys wedded quickly, before they had half the wealth of Pentos, away to Sellsort and Braavos. Ser Jorah Mormont Josted. Qui, vabbè, Ser Jorah ci dice che dobbiamo far sposa Daenerys presto. Quindi è come se lui, cioè lui dice, fammoli sposa presto, sennò questi ci finiscono tutti i beni che ci sono a Pentos e se rimangono un altro po'. The exile had offered their brother is sore. Il sword, the knight Dany had been sold to Khal Drogo. Allora dice l'exiled che è Jorah, purtroppo ci si è accollato. No, io dico purtroppo, lei non lo dice. Ci si è accollato da che l'abbiamo incontrato l'ultima volta, che mi hanno venduta a Khal Drogo. Quindi vedete come lei ha questa convinzione che il suo matrimonio effettivamente sia una vendita, ma nel senso che lei effettivamente sarà venduta quasi come se fosse una schiava, cioè come se non avesse assolutamente nessun rilievo o posizione all'interno del Khalasar, cosa che ovviamente poi vedremo non essere vera. E questo io non so se Viserys glielo dice per manipolarla, cosa che credo, o se lui è totalmente clueless di come, non lo so, di come trattino le donne i Dothraki, questo non lo so, ma sicuramente lui vuole tenere Daenerys in una posizione in cui lei continuerà ad avere paura di lui e a rimanere comunque sotto il suo controllo. Non sia mai che poi questa si rende conto che effettivamente il controllo ce lo può avere e poi dopo ciao a tutti. Viserys, ovviamente, il fatto che Jorah gli si è accollato, ovviamente lo fa contento e quindi ora niente, Jorah sta sempre con loro. Intuirete che Jorah non è proprio un personaggio che io apprezzi, proprio per niente in realtà. E penso che per quanto mi riguarda, a mio gusto, sia il personaggio maschile peggio che ci sia in tutta la serie, femminile Lysa, ovviamente. E, perché non pensiate, per chi ha visto solo la serie, che Jorah sia questo qua che avete visto, se magari. Questo è lo zio buono di Jorah. No, no, vedremo, vedremo il Jorah vero, sì. Magister Illyrio laughed lightly through his forked beard, but Viserys did not so much. A smile. He can never tomorrow, if he likes, her brother said. He glanced over at Dany, and she lowered her eyes, so long as he pays the price. Quindi Viserys dice, guarda, per quanto me ne può frega a me, può averla a Daenerys anche domani. Basta che poi mi dà quello che ha promesso. Ma la cosa importante qui, a parte notare quanto sia proprio una zappa, Viserys, cioè è il fatto che, prestate attenzione al fatto che lui, ogni volta che si gira verso Daenerys, lei abbasserà lo sguardo, lei ha questa, in questo capitolo c'è un sacco di volte, ha la tendenza ad abbassare sempre lo sguardo, non ha, purtroppo il fratello le ha tolto quella parte, non è tanto l'orgoglio, proprio il fatto che lei si può far rispettare effettivamente, quindi è proprio succube del fratello. Illyrio waved a languid head in the air, rings glittering on his fat fingers. I have told you, all is settled, trust me. The Khal has promised you a crown and you shall have it. Quindi Illyrio, Daenerys ci racconta sempre di quanto Illyrio sia opulento. Quindi lui, appunto, a parte mangia come, cioè proprio mangia in modo anche quasi disgustoso, l'abbiamo visto nello scorso capitolo di Dany, e indossa sempre queste, come si chiamano, queste stoffe un sacco. No, griffate, però, capito? Un sacco ricercate, c'ha un sacco di anelli, quindi insomma è molto opulento come uomo. E dice comunque a Viserys che non si deve preoccupare perché se il Khal gli ha promesso la corona, Viserys sta corona ce l'avrà. Viserys, ovviamente, siccome c'ha fretta, gli dice: sì, ma quando? E la risposta è bellissima perché: When the Khal chooses. Illyrio said, he will have the girl first, and after they are wed, he must have his procession across the plains and present her to the dash, to the dash, to the dosh, to the dosh,
to the Doge Kalin, invase the track. After that, perhaps, perhaps, if the omens favor war. Quindi, la risposta del lirio è: quando il Kal, quando parti, cioè quando avrai sta corona, quando scegli il Kal, cioè non è che te poi accolla. Dice anche perché prima si deve sposare, quindi prima c'avrà la moglie. Poi dopo però sta moglie, non è che una volta che l'ha sposata va tutto bene, no, la deve chiappare e la deve portare a Dosh Kalin a Vasdotrak, che Vasdotrak dovrebbe essere sto posto sacro che hanno i Dothraki. Mi pare che l'ultima volta ne avevamo parlato, ma se non ne ho parlato sicuramente ne parleremo quando arriviamo a Vasdotrak. Dopo questo, dopo che lei è andata, l'ha portata a Vasdotrak, dopo, oh, quando e se i segni ci staranno e allora partiamo, se no, oh, se no aspettiamo gli omen, cioè aspettiamo sti segni. Non so se Viserys abbia fatto un buon accordo, ma d'altronde la calma è la virtù dei forti e Viserys non è forte perché infatti ci dice: I peace on Dothraki omen, the usurper sit on my father's throne, how long must I wait? Quindi dice: io, tradotto carino, non mi frega niente dei segni che aspettano i Dothraki, perché gli omens sono i segni, quelli diciamo che auspicano fortuna o auspicano a qualcosa. E dice: a me non me ne frega niente di questi segni, perché l'usurpatore siede sul trono di mio padre, quanto devo aspettare? Il Lirio gave a massive shrug, quindi il Lirio fa proprio: boh, you have waited most of your life, great king. Non sia mai. What is another few months? Another few years? E mi spezza perché qui il Lirio proprio, cioè, non gliene frega, cioè, passa proprio il messaggio che a Illirio non gliene frega niente di portare Viserys sul trono. E questo si vede chiaramente. Mi fa pensare perché, cioè, perché lui dice: cioè, hai aspettato praticamente tutta la vita per riprenderti sta corona, mo se devi aspettare un mese, qualche anno, che cazzo te ne frega? Aspetta. Però mi spezza perché sappiamo che Illyrio è in combutta con Varys e sappiamo che Varys è, per chi lo sa, è in combutta con tutta la storia di Aegon, che sia vero, che sia falso, ognuno ha le sue idee. Hanno portato un pacco. Ognuno ha le sue idee e ancora non abbiamo la risposta, però sicuramente Varys e Illyrio sono in combutta con questo Aegon, chiunque esso sia. Però qui, mentre mi sembra molto di più che Illyrio punti su Daenerys per qualche motivo, il fratello nella picture non lo vede proprio, cioè nel futuro di sto piano non mi sembra che Viserys venga proprio preso in considerazione. Cioè lo tratta veramente come se fosse uno scemo e sembra quasi anche che non, cioè, voglia prendere tempo per farlo tornare su sto trono. Quindi effettivamente io non lo so ancora, la parte di Illyrio e di Varys è tanto nebulosa, quindi veramente qui si va sulle teorie. E io ancora non ci sono arrivata. Magari leggendo insieme ci avrò qualche idea. Ser Jorah, who had traveled as far as east as Vasdotrak, quindi dice Ser Jorah, che è arrivato a Vasdotrak, e il problema è che poi è tornato, nodded in agreement, quindi dice sì, ok. I counsel you to be patient, your grace. The Dothraki are true to their word, but they do things in their own time. A lesser man may beg a favor from the Khal, but must never pressure to berate him. Quindi che ci dice Jorah? Consiglia a Viserys di essere più cauto, diciamo, perché tutti possono chiedere un favore ai Khal, anche persone che sono meno influenti di un, non che Viserys sia influente, ma Viserys è un Targaryen, quindi siccome lui è un Targaryen, diciamo, ha il pedigree, vogliamo che lui sia molto contento, Viserys conta una cifra. E invece Jorah gli dice: anche chi sto pedigree non ce l'ha, quindi a lesser man, un uomo che vale meno, può chiedere qualcosa, insomma, al Khal, che mantiene la sua parola. Però nessuno deve rompergli le palle, nel senso, se tu chiedi aiuto al Khal, se fa la cosa, arriva, ma al tempo del Khal. Cioè, tu non puoi insistere perché non vogliamo fa' incazzare il Khal, che magari te lascia lì così, se non peggio. Vero, Viserys?
ovviamente, siccome Jorah ha usato la parola lesser man, qui mi trigger a Viserys, che infatti si alza tutto infastidito dicendo: "Guard your tongue, Mormont, or I'll have it out. I am no lesser man. I am the rightful lord of the Seven Kingdoms. The dragon does not beg." Ecco, allora, qui una cosa interessante che possiamo vedere, perché questo è l'inizio della storia. Da qui abbiamo tutte le basi su cui poi si estenderanno tutte le vicende e su cui poi tutti i personaggi cresceranno o regrediranno. Quindi qui noi abbiamo anche un po' una presentazione di un tipo almeno di Targaryen. Ora, Viserys, che sappiamo perfettamente, insomma, la sua storia l'abbiamo vista nello scorso capitolo, ma la ripetiamo, non c'è problema, è che Viserys a 4 anni ha assistito alla caduta della sua famiglia ed è dovuto scappare insieme alla madre Rella Targaryen, che era incinta, ma la madre muore durante il parto e nasce Daenerys, quindi Viserys rimane da solo con questa bambina appena nata. Ora, la cosa interessante qui è vedere quanto Viserys si scaldi ogni volta che qualcuno usa anche soltanto parole che non sono effettivamente inerenti a lui. Nel senso, qui Jorah stava dicendo, sta facendo un esempio. Cioè, tu non è che devi essere chissà chi per andare a chiedere qualcosa al Cal. E però lui, l'unica cosa che sente non è quello che stanno a dire, è lesser man. E io non sono un lesser man, dice. Infatti si incazza pure, dice, vedi come, cioè, attento a come parli perché ti faccio tagliare la lingua, perché io non sono un lesser man, io sono, e ricomincia col pippone, io sono, chi era? Io sono il rightful lord of the Seven Kingdom, quindi il legittimo lord dei Seven Kingdom, quindi il legittimo re, e soprattutto the dragon does not beg, quindi ci fa capire che i Targaryen sono come famiglia, una famiglia che non chiede favori, cioè non si piega al livello degli altri. Quindi si sentono sempre un po' più sopra, almeno appunto per quello che ci fa vedere Viserys. Ricordiamo, Viserys e Daenerys sono due persone comunque differenti e ci fanno vedere appunto perché le case sono ognuna caratterizzata in un modo molto specifico, ci fanno vedere i lati di casa Targaryen. Lui ha il lato super super negativo, dove questi effettivamente hanno un po' di manie di superiorità, diciamo, verso gli altri, che una volta era anche giustificato perché comunque avevano i draghi, quindi essendo l'unica famiglia insieme ai Valerion in realtà, che perché hanno il sangue di Valyria, si dice, cioè nel senso loro ce l'hanno, ma il sangue di Valyria che controlla i draghi a quanto pare, ma non è una cosa vera, cioè non è canon, è una diceria. Anche George Martin ha detto che non ti serve il sangue di Valyria per cavalcare i draghi, però loro hanno questa leggenda. Quindi si sentono sicuramente con un potere superiore rispetto ai comuni mortali e quindi sono portati comunque a sentirsi superiori. Tutti i Targaryen sono un po' così, chi più, chi meno, ovviamente. Allora, poi è bello qui perché Daenerys ci dice che dopo che Viserys ha sbroccato, mentre Jorah si inchina rispettosamente, Illyrio ride in modo enigmatico. E lei si sofferma sempre molto su questi sorrisi strani che Illyrio fa, come si rivolge soprattutto al fratello. E anche io effettivamente dicevo, questo ride in modo enigmatico, che è quello che dicevo prima, cioè io non so effettivamente Illyrio cosa pensa di Viserys, ma da quello che Daenerys ci racconta, niente di buono in realtà. Poi Daenerys ci dice, quando appunto Viserys dice i draghi non si inchinano, Daenerys pensa: "There are no more dragons, Dany Tod, staring at her brother, though she did not dare to say it aloud." Quindi dice: non ci sono più i draghi, pensa Daenerys a sta cosa qui, quindi tipo abbassa la cresta, sta fermo. Però, no, però dice. Non dice niente perché non sia mai che lei dica niente, cioè perché se lei si azzardasse a dire qualcosa, questa cosa qui ci lascia intendere che ci sarebbero delle ripercussioni. Ah, poi c'è un pezzo molto interessante perché è un sogno. Daenerys ha un sogno, credo che possiamo dire che Daenerys ha effettivamente i sogni del drago, credo, perché non è la prima volta che Daenerys comunque fa dei sogni un po' profetici.
Quindi credo che anche lei, un po' come Elena, abbia un po' il sogno del drago. Forse Elena peggio. Poi c'era anche un'altra, però non mi ricordo il nome perché Targaryen sono talmente tanti, che faceva proprio sti sogni del drago. Comunque, in questo sogno, lei che cosa vede? Viserys was hurting her. She was naked, clumsy with fear. She ran from him, but her body seemed thick and ungainly. He struck her again. She stumbled and fell. You walk the dragon. He screamed as he kicked her. You walk the dragon, you walk the dragon. Her tights were slick with blood. She closed her eyes and whimpered. As if in answer, there was an hideous ripping sound and the cracking of some great fire. When she looked again, Viserys was gone. Great columns of flame rose all around, and in the midst of them was the dragon. It turned its great head slowly. When its melting eyes found hers, she woke, shaking and covered with fine sheen of sweat. She had never been so afraid. Quindi lei sta sognando che Viserys la sta menando, e mentre la mena, lei cerca anche di scappare, ma dice che il suo corpo comunque non segue i movimenti, quindi è per terra, perde anche sangue, e lui le continua a dire: svegliate il drago, svegliate il drago, svegliate il drago. A un certo punto, però, lei sente tipo il rumore del fuoco, il cracking fire, quando il fuoco fa crack, per dirmi. E si gira e Viserys non c'è più, ma ci sono queste colonne di fuoco. E poi dopo appare questo drago che la guarda con gli occhi, i melting eyes, quindi immagino siano rossi perché sono melting, saranno rossi. E quando l'ha guardata, quando si stavano guardando, lei si è svegliata piena di paura. Quindi questo sogno l'ha molto agitata. E dice anche che non è mai stata spaventata come in quel momento, almeno fino al giorno del suo matrimonio. Allora, devo dire che Daenerys vive il giorno del suo matrimonio come un giorno dell'esecuzione. Poverina, un'ansia che se la porta via. Proprio le viene da piangere, adesso vedremo. Però poverina mi ha fatto un sacco di tenerezza, che è il suo matrimonio e se la sta a vivere così male, povera cara. Allora, quindi ci dice che la cerimonia è durata tutto il giorno, praticamente comincia di mattina e continua anche dopo il tramonto, quindi un po' tipo come i matrimoni normali. E che tutti bevono, mangiano e combattono. Poi hanno creato un tipo, come si può dire, un rialzo per dirvi, dove lì è seduta Daenerys. Lì è seduta Daenerys vicino a Khal Drogo e sono di fronte a questo mare di Dothraki. She had never seen so many people in one place, nor people so strange and frightening. Quindi dice appunto non aveva mai visto così tante persone davanti a lei, e soprattutto non aveva mai visto così tante persone strane e spaventose, che perché i Dothraki insomma fanno un po' di ansia. Men and women alike wore painted leather vests over bare chest and horsehair leggings cinched with bronze medallion bells, and the warriors graced their long braid with the fat from the rendering pits. Quindi ci dice che ci parla un po' di come sono vestiti, perché i Dothraki quando entrano a Pentos, come abbiamo visto l'altra volta, diciamo sono vestiti molto più alla Pentos, quindi con tutto l'oro. Invece quando sono nell'Open Sky sono vestiti come appunto la loro tradizione richiede. Quindi vestono tutti, sia uomini che donne, con pantaloni di pelle che sono tipo dipinti. Hanno queste cinte d'oro. Si vede molta pelle e i guerrieri praticamente sui capelli si mettono tipo il grasso, se li ingrassano. Poi ci dice che cosa si mangiano. Si mangiano horse flesh, quindi la carne di cavallo arrostita con l'olio e il pepe, e tutti si ubriacavano. Si ubriacavano? Sì, themselves blind, drank themselves blind, quindi si ubriacavano. Ma come fai a ubriacarti con il latte fermentato dei cavalli? Vabbè, comunque bevono sta cosa. Ah, e poi anche il vino che ha portato Illyrio.
Oltre a questo, Dani ci fa capire, ci dice che i Dothraki parlano a voce molto alta tra di loro. E però, ovviamente, Dani, per quanto li può sentire, non capisce perché lei la lingua non la sa. Ma la domanda è: dov'è Viserys? Viserys was seated just below her, splendid in a new black wool tunic with a scarlet dragon on his chest. Quindi Viserys è seduto sotto di lei e questo già non va bene. E questo già porta guai. Inoltre si veste proprio con i vestiti di casa Targaryen, quindi ha come si può, questa veste nera con sopra ricamato un drago rosso. Illyrio e Ser Jorah stanno insieme a lui. E allora non pensiate che, cioè nel senso, allora qual è il punto? È che loro stavano nei posti d'onore. Nei posti d'onore che stanno proprio sotto ai Blood Riders del Khal. Quindi i Blood Riders sono i fratelli di sangue, se non mi sbaglio, ma ovviamente correggetemi. Badeni così di Anger in her brother's Lila Kyse, perché figurate se gli va mai bene niente, perché Daenerys vede che c'è rabbia negli occhi di Viserys, negli occhi viola di Viserys, e perché? He did not like sitting beneath her, and he fumed when the slaves offered each dish first to the Khal and his bride, and served him from the portion they refused. Qual è il punto? Che a lui gli dà fastidio stare in una posizione sotto di lei, e in questo momento lui per forza si deve trovare sotto, perché a meno che se voleva sposare lui con Khal Drogo e voleva far lui la sposa, lui per forza così deve fare, se deve sedere lì e deve accettare che le schiave portano il cibo prima alla coppia e che a lui arriverà lo scarto di quello che la coppia non ha scelto. E qui ancora torna il fatto che Daenerys è convinta di essere venduta, di essere una schiava, quando in realtà possiamo vedere che già la trattano come regina, cioè gli ha comprato un palazzo, cioè no, gli ha regalato un palazzo intanto. E c'è gente che la serve, se lei fosse la serva, si sarebbe alzata lei a servire il Khal. Mi spezza perché Viserys ovviamente sa che non può sbroccare, ma sta cosa comunque lo sta a rode talmente tanto che sulla faccia si vede. Infatti lei dice "His mood growing blacker by the hour", quindi più l'ora passava più questo si incazza. Che dico, stai che sereno, frate, cioè non c'è problema, resisti un giorno, mamma mia. Dany had never felt so alone as she did seated in the midst of the vast horde. Her brother had told her to smile, and so she smiled until her face aged and the tears come unbidden to her eyes. Poretta. Ci dice che lei però, nonostante fosse circondata da tutta questa gente, in realtà si sente tanto sola, perché intanto, allora, mettiamoci nei panni di Daenerys. Sta entrando in una cultura che non conosce proprio. Questi poi, inoltre, non solo sono di una cultura differente, ma non spiccicano una parola di quella che parla lei, quindi neanche può comunicare. Perciò lei si sente spaventata perché questi sono omoni enormi che urlano tra di loro cose che lei non sa, non sa di che cosa stanno parlando. Quindi si sente da sola, in più c'ha sto coso del fratello, du coglioni, ogni volta poretta che se può muove senza che questo sbuffa o la guarda male, e quindi poverina, insomma, non è che si sta proprio godendo quello che dovrebbe essere il giorno più felice della sua vita. She did her best to hide them, knowing how angry Viserys would be if he saw her cry, terrified of how Drogo might react. Ecco, vedete che qui Daenerys, che non ha passato affatto tempo con Khal Drogo, perché l'ha visto da lontano una volta, rivede i comportamenti del fratello, cioè no che rivede, però lei parte prevenuta che i comportamenti che ha il fratello, cioè in cui lei non si può muovere, in cui lui si arrabbia qualsiasi cosa lei fa che a lui non va bene e che le urla in faccia, la mena pure, lei lo vede anche in Khal Drogo, quindi dice se mio fratello, che è l'esempio di uomo con cui io sono cresciuta, perché questo è, si incazza e mi menerebbe se io piango, che è in confronto a Khal Drogo tipo un manico de scopa, figurati che cazzarola può fare Khal Drogo se io mi metto a piangere, cioè se fa come lui, cosa che io penso che farà,
cioè, nel senso, me sfonda. Ma vedremo che Khal Drogo non è affatto come Viserys. Quindi, there was no one to talk to. Khal Drogo shouted commands and gestured down to his blood rider and laughed at the replies, but he scarcely glanced at Dany beside him. Questo è un pezzo adorabile perché io me la vedo così. Dal punto di vista di Daenerys, me la vedo appunto lei, tutto con questo background di storia, se la sta vive malissimo. In più c'ha questo vicino, che è alto 2 metri, che parla a voce alta, dà comandi, parla con i tizi sotto, con gli amici suoi, che sotto gli rispondono, poi questo comincia a ride, e lei ovviamente che non sa che cazzarola si stanno a dì, chissà che cosa può pensare, ma magari Khal Drogo con i suoi Blood Riders si sta a parlare tipo: oh, carina ragazza tua nuova, e lui: ma sta zitto, va. E loro: dai, digli qualcosa, zitto, no, non so che cazzo digli, capito? Quindi io me li vedo un po' così, onestamente, anche perché lei sottolinea che lui non la guarda, quindi non lo so, siccome dopo cose mi faranno pensare che sto tizio è un po' timidino in questo caso, quindi magari è che è timido e non si gira verso di lei, e lei lo prende come: vabbè, questo non me se caga proprio, perché vedi, io sono sotto di lui, non siamo alla pari. Ecco, quindi insomma, questa cosa le mette ansia, però mi fa ridere. Ma io la capisco, perché anche quando tu sei, ma anche quando stai nel paese dove parli la tua lingua, ma mettiamoci nei panni di Daenerys, dove stai in un paese dove tu la lingua non la parli, e senti uno magari alla stazione, senti una risata che echeggia anche, no? Ma è un vocione basso, tu te giri come: Dio, Dio ce l'ha con me, ora morirò. Cioè, perché comunque uno tende sempre, soprattutto noi ragazze, tendiamo sempre a stare un po' attenti a ciò che c'è intorno. Quindi io capisco perfettamente la Dani quando ovviamente quello che fa Khal Drogo, proprio per come Khal Drogo appare, al momento le mette più ansia che rassicurazione. Ok, they had no common language. Dothraki was incomprehensible to her. And the Khal knew only a few words of the bastard Valyrian of the Three Cities and none of all the common tongue of the Seven Kingdoms. Facciamo attenzione a questa cosa, perché Dany ci dice che i Dothraki parlano ovviamente Dothraco e non parlano la common language, che è quella che si parla a Westeros, per dirvi, quella che conosce anche Daenerys. E quindi dice: loro non parlano per niente la common language, però parlano un pochino di questo tipo di valiriano, che però lo chiama Bastard Valyrian, quindi sarà un valiriano un po' sporco, diciamo, cioè non il valiriano che sicuramente parla lei, che parlano nelle Free Cities. Però non c'è modo in cui loro possano comunicare al momento. Evidentemente questo valiriano che parlano nelle Free Cities non è il valiriano che parlavano a Valiria, se no si potevano parlare in valiriano, però evidentemente no. Vediamo poi che Daenerys qui, ogni volta che si deve fare forza, si ripete questa frase: I'm Blood of the Dragon, I'm Daenerys Stormborn, Prince of Dragonstone, of the Blood and Seed of Aegon the Conqueror. Quindi lei, se ha paura, si dice questo mantra, che è praticamente: sono il sangue del drago, sono Daenerys nata dalla tempesta, principessa di Dragonstone, che viene, insomma, che discende da Aegon il Conquistatore. E lei si ripete questa cosa. Quindi la festa intanto va avanti. A un certo punto cominciano che ci sono dei tizi, che Dothraki, che acchiappano tizie Dothrache, e non so, si metteranno a far roba lì, c'è chi litiga perché vuole la stessa tipa, e Daenerys si ricorda che Illyrio le aveva detto che i Dothraki non conoscono la privacy e non capiscono neanche, diciamo, il sin, qua dice: they do not understand sin or shame as we do, quindi hanno delle usanze diverse, e quindi ciò che per le persone comuni, diciamo, in Westeros e Essos, vedono come peccato o come vergogna, per i Dothraki non è così. Quindi si vede la differenza, insomma, di culture, che cosa è accettabile e che cosa no. A un certo punto, appunto, come vi dicevo, ci stanno due tizi che si litigano la stessa donna, e a quanto pare, insomma, uno poi uccide l'altro. E Daenerys ci dice che Illyrio le dice che alle feste, dai, ai matrimoni dei Dothraki,
un matrimonio, diciamo, è considerato noioso se non muore nessuno. E infatti, diciamo che da lì a che la festa, insomma, si raggiunge la fine, saranno morti tipo altre 12 persone, quindi una strage ogni volta. È un matrimonio riuscito. Se sono divertiti, location 7, divertimento 10. As the hour passes, the terror grew in Dani. She was afraid of the Dothraki, whose ways seemed alien and monstrous, as if they were beasts in human skin and not human at all. She was afraid of her brother, of what she might do if she failed him. Most of all, she was afraid of what would happen tonight under the stars, when her brother gave her up to the hulking giant who sat drinking beside her with a face as still and cruel as bronze mask. Quindi ci dice che Daenerys, più la festa va avanti, più lei sta malissimo, raga, continua ad avere sempre più paura. Ste usanze dei Dothraki sono spaventose e lei non capisce una sega, poretta, quindi cioè, è capibile. In più, c'ha il terrore di quello che suo fratello potrebbe farle se lei dovesse fallire, quindi continua a dirci quanto il fratello sia effettivamente una costante minaccia nei suoi confronti, quindi una presenza di cui lei ha costantemente paura, e ancora c'aveva ovviamente l'ansietta della consumazione del matrimonio, quando il fratello l'avrebbe lasciata a sto gigante vicino a lei che adesso stava bevendo e continuava a guardare tutto con una faccia di bronzo, quindi una faccia che non fa trasparire molte emozioni. Daenerys c'ha l'ansia e ha ragione, la capisco. E quindi cosa fa per sentirsi più forte? Si ripete: io sono il sangue del drago, io sono il sangue del drago. When at last the sun was low in the sky, Khal Drogo clapped his hands together, and the drums and the shouting and feasting come to a sudden halt. Drogo stood and pulled Dany to her feet beside him. It was time for her bride gifts. Quindi ci dice che quando quando il sole è ormai tramontato, Khal Drogo a un certo punto si alza, batte le mani, tutti si zittano, la fa alzare perché questo è il momento dei regali della sposa. Quindi è la sposa che riceve i regali, il marito non riceve niente. And after the gifts, she knew, after the sun had gone down, it would be time for the first ride and the consummation of her marriage. Quindi qui ritorna l'ansia di Daenerys, perché dice: dopo che il sole sarà sceso, loro si sarebbero andati a fare un giro col cavallo per poi dopo consumare il matrimonio. Her brother Viserys gifted her with three handmaids. Grazie Viserys che mi regali le persone, un gesto veramente carino. Dany knew they had cost him nothing, che manco ti sono costati niente, quindi lui fa queste tre tizie, però manco gli sono costate perché molto probabilmente gliel'avrà date il lirio gratis. Quindi il lirio, infatti lo dice, il lirio no doubt had provided the girls. Allora, chi sono queste ragazze? Iri and Jicky, were copper-skinned Dothraki with black hair and almond-shaped eyes. Quindi ci dice che ci sono Iri e Jicky, e poi, che dovrebbero essere Dothrake, credo. E poi c'è Dorea, a fair-haired, blue-eyed, Lysand girl. Quindi poi c'è Dorea, che è una ragazza che viene da Lys, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ci tiene Viserys a farci sapere che Irri le insegnerà come cavalcare, perché Daenerys non cavalca. Jicky le insegnerà il dotraco e Dorea ovviamente la istruirà su come sedurre il marito. Grazie Viserys. Ser Jorah Mormont apologize for his gifts. Ma no, ma tu non ti devi scusare per il tuo regalo, Jorah, tu ti devi scusare per essere qui. It is a small thing, my princess, but all a poor exile could afford, he said as he laid a small stack of old books before her. They were histories and songs of the Seven Kingdoms, she saw written in the common tongue. She thanked him with all her heart. Quindi dice, lui si scusa del regalo che le ha fatto. Però dice: io sono solo un esiliato, più di questo non mi posso permettere. E che cosa le sta regalando? Praticamente dei libri di storia e
e canzoni sui sette regni e lei l'ha ringraziato con tutto il suo cuore. Poi Magister Illyrio invece, che cosa le ha portato? A great cedar chest bound in bronze. When she opened it, she found piles of the finest velvets and damask the free city could produce. And resting on top, nestled in the soft cloth, three huge axes. Dani gasps. Quindi Illyrio che cosa le ha regalato? Questo forziere di cedro sì, e bronzo. Quando lei lo apre, dentro ci sono tutte stoffe, un sacco pregiate, che vengono dalle Free Cities. E poi, sopra tutti questi vestiti, c'erano tre uova. E Daenerys ovviamente ne è sorpresa. They were the most beautiful thing she had ever seen, each different than the others. Patterned in such rich color that at first she thought that they were crusted with jewels, and so large it took both of her hands to hold one. Quindi lei ci dice che sono bellissime e piene di colori. Infatti, all'inizio pensava, cioè, ogni uovo è diverso dall'altro in colore, però sono di colori molto, molto accesi, molto belli, che lei, infatti, all'inizio pensava che fossero finte, cioè fatte di gioielli, non vere uova di drago, e dice che sono così grandi che lei deve prenderle con entrambe le mani. Uno per tirarlo su deve prenderlo con entrambe le mani. She lifted delicately, expecting that it would be made of some fine porcelain or delicate enamel. But it was much heavier than that, and as if it were of solid stone. Qui appunto Daenerys ci dice che lei era convinta che queste uova fossero finte, pensava fosse tipo un uovo di porcellana, cioè simbolico, no? E invece poi quando le prende, che sono effettivamente pesanti, vede tipo come se sono fatte di stone, di roccia. Surface of all the shells were covered with tiny scales, and as she turned the egg between her finger, they shimmer like polished metal. One egg was a deep green, with a burnished bronze, flecks that came and went, depending on how Dany turned it. Quindi, come sono queste uova? Il primo uovo è di un verde intenso, con le flecks. Flecks sono tipo una decorazione, per dirvi che fa così. Che è di colore tipo bronzeo e dice che questa decorazione che fa appunto così non è che c'è su tutto l'uovo, dipende lei come gira questo uovo, questa decorazione compare o scompare. Another was pale cream streaked with gold. Quindi il secondo invece è di color crema e ha queste strisciate dorate. Il terzo invece was black as the midnight sea. Yet alive with scarlet ripples and swirls. Quindi ci dice che l'ultimo è nero, proprio nero, nero, nerissimo, però c'è sopra del rosso. E lei allora poi si gira verso Illyrio e gli chiede: ma che cosa sono? E Illyrio risponde: Dragon's eggs from the Shadowlands beyond Ashai. Quindi Illyrio ha pure i contatti ad Ashai, perché dice a Daenerys che queste uova qui sono uova di drago che vengono da Ashai delle Ombre e che però il tempo, diciamo, le ha fossilizzate, quindi al momento appunto non sono vive, dice, sono morti, sono fossili. Però dice comunque questo non vuol dire che non siano belli, dice Illyrio. E comunque questo tipo di regalo non sorprende, cioè sorprende Dany perché sono uova di drago, sono molto belle e lei veramente dice pure che le conserverà per sempre. Lei è molto grata per questo regalo. Però diciamo che non è che, cioè nel senso, è nell'Illyrio style, cioè lui è molto opulento, quindi questo tipo di regalo è perfetto venuto da lui, diciamo. Cioè, lei che di solito è così sospettosa di Illyrio, non ci vede niente di strano, proprio perché Illyrio comunque ha questa parte opulenta, e quindi è un regalo che in realtà lui ci sta perfettamente che una persona come Illyrio lo farebbe. Infatti ce lo dice. It was truly a magnificent gift, though she knew that Illyrio could afford to be lavish. Quindi dice: era un regalo magnifico, ma sapeva che Illyrio appunto si poteva,
cioè poteva permettersi ed era nella sua personalità comprare una roba di questo tipo. E qua è bello perché continua con la storia dell'essere venduta lei, perché dice: He had collected a fortune in horse and slave for his part in selling her to Khal Drogo. Quindi dice: anche perché Illyrio aveva guadagnato una fortuna con questa storia di aver venduto Daenerys a Khal Drogo. Lei ancora ce l'ha molto questa cosa del vendere, ma effettivamente se ci mettiamo dal punto di vista di Daenerys, dove la sua prospettiva di vita era sposarsi con il fratello, perché lei era convinta di doversi sposare col fratello, quindi probabilmente come si sarebbe anche diventata regina, no? Diciamo, di una cultura poi che lei conosce e che il fratello continua a dirle quanto sia superiore rispetto a quella dei Dothraki, per lei questo è un downgrade, nel senso è veramente mi stai vendendo a un altro tizio che sicuramente non mi tratterà con rispetto come fa già mio fratello, esempio maschile della mia vita. E il paradosso qui è il fatto che lei, comunque fino ad ora, se ci fate caso, viene messa in posizioni di rilievo perché è seduta in alto accanto a Khal Drogo. Le fanno scegliere insieme a lui il cibo che devono mangiare, sono i primi. La stanno a riempire dei regali, cioè, nel senso, non la stanno trattando diversamente da come trattano Khal Drogo. Eppure lei questa cosa qui ancora non la vede, cioè lei si sente venduta effettivamente. Quindi pensate quanto l'ha impippata il fratello, perché dico, ti trattano così, questo t'ha, ripeto, t'ha comprato la casa, stai là sopra, tutti ti stanno servendo e riverendo, c'hai una miriade di regali, tutte le attenzioni poi sono su di te, nel senso non è che sono tutte su tuo marito, a te non ti se caga nessuno. Eppure lei continua a non vederlo, cioè pensate quanto è plagiata. I regali non sono finiti però, perché anche i, come si chiamano? Anche i Blood Riders di Khal, di Khal, sì, di Khal Drogo, chi è Khal? Di Khal Drogo, le hanno fatto dei regali, pensa che carini, già accettata dagli amici. Le hanno regalato tre armi, che erano anche belle. Haggo. Haggo mi sembra da orsetto sto nome. Haggo gave her a great leather whip with a silver handle. Quindi Haggo che le ha regalato, le ha dato una frusta di che cos'è? Leather, di pelle, con un manico d'argento. Poi c'è Khohollo, a magnificent arak chased in gold. Quindi chi è? Khohollo le ha regalato un magnifico arak, che io non so che cosa sia, quindi vi cercherò una foto, speriamo che la trovo. Quindi questo arak è dorato, questo arak dorato. Quindi uno gli ha fatto l'argento, l'altro l'oro, lui quest'altro che fa? Koto, sembra un po' un nome giapponese, Koto. A double curved dragonbone bow, taller than she was. Bello questo! Ma serie, dove sono queste cose? Io me le compravo tutte. E allora, Koto invece gli ha fatto un arco double curved, che sarà un tipo di arco che io non so, però un arco in dragonbone più alto di lei. Cioè, sono bellissimi questi regali. Però lei questi regali qui non si sente di accettarli. Allora, che cosa dice? Che Jorah e Illyrio le hanno insegnato come si fa il traditional refusal di queste offerte qui. E lei dice: This is a gift worthy of a great warrior. Oh, blood of my blood, and I am but a woman. Let my lord husband bear this in my stead. Quindi dice: Questo è un sono regali di un grandissimo valore e vanno dati a un grande guerriero o a qualcuno che è blood of my blood, che è quando i Dothraki, appunto, cioè quando uno è Dothraco, quindi quando ti considerano Dothraco. Per questo dice: io però sono una donna, quindi date questi regali a mio marito, che li terrà lui, diciamo, farà lui le mie veci nell'usare queste armi. E quindi Khal Drogo come regali riceve questi come Bride's Gift, quindi è il regalo di Khal Drogo, questo gliel'ha fatto la Dany. Brava Dany!
Other gifts she was given implanted by other Dothraki, quindi altri Dothraki le danno altri regali, quindi ci ha avuto pantofole, ci ha avuto gioielli, ci ha avuto anelli d'argento per i capelli. Non sono d'argento ovviamente questi. Poi le hanno fatto delle cinte, delle vesti dipinte, un sacco di roba, profumi, aghi, le hanno fatto le feathers, le piume. E poi anche, ah sì, una gown che è fatta con 1000 topi. Non giudichiamo. È una cosa bella perché Illyrio ora ci dice: "A handsome gift, Khaleesi." Magister Illyrio said of the last after he had told her what he was. Most lucky. Quindi qua succedono due cose. Intanto il vestito dei topi è una cosa buona perché te dà fortuna. Ma seconda, Illyrio chiama Daenerys Khaleesi. Cioè, quindi già, e non ridendo come fa con Viserys quando gli dice Your Grace, già comunque si vede che Illyrio tra i due ha una preferenza verso Daenerys. Questo è evidente. Io ripeto, per me Illyrio e Varys sono un grandissimo punto interrogativo, quindi io non so loro, cioè non mi riesce da fare una teoria sul perché, su perché si comportano con Dany e Viserys in questo modo qui. Non mi ricordo molto bene tutti i capitoli appunto di Daenerys. Quindi mi raccomando, se voi avete qualche teoria su questa preferenza di Illyrio verso Daenerys, secondo voi da che cosa è data? Perché? Come mai? Sono molto curiosa perché appunto io devo rileggermi tutto prima di ricordarmi bene bene Daenerys. E Last of All, c'è il regalo di Khal Drogo. Ragazzi, questo regalo è bellissimo, ve lo giuro. Allora, quindi lui parte, va via dal Khalasar per poi tornare. Quindi dice: "When he returned, the dense press of Dothraki gift givers parted before him, and he led the horse to her." Quindi, quando lui è tornato, tutta la linea di Dothraki che era davanti a lei si divide per far passare lui su questo cavallo. Ah sì, no, non c'è lui, non c'è sopra lui. Lui ha il cavallo in mano e lo porta. She was a young filly, spirited and splendid. Danny knew just enough about horses to know that this was no ordinary animal. There was something about her that took the breath away. She was grey as the winter sea, with a mane like silver smoke. Quindi questo cavallo che è una femmina, che le viene portata da Khal Drogo, è bellissima, è proprio bella, e dice, ah, lei non ne sa molto di cavalli, ma sa perfettamente che un tipo di cavallo come questo è un cavallo diverso dagli altri. È bianca, come se fosse, lei dice, il Winter Sea, quindi il colore probabilmente del Winter Sea, e che penso sia probabilmente ghiacciato, quindi bianca, con la criniera grigia. E è bellissimo perché Khal Drogo, dice una cosa in dotraco a Illyrio che traduce così: "Silver for the silver of your hair," the Khal says, cioè dice, argentato il cavallo, come sono argentati i tuoi capelli. E io qui comincio a piangere pensando a quello che hanno fatto nella serie. E continuerò a piangere su questa cosa, più andremo avanti. She's beautiful, dice Daenerys, è bellissima. E Illyrio dice: "She's the pride of the Khalasar. Custom decrees that the Khaleesi must ride a mount worthy of her place by the side of the Khal." Quindi ancora qui ci fa vedere quanto Daenerys sia allo stesso piano del Khal, perché questo cavallo qui, Illyrio le dice, è un cavallo che è il pride del Khalasar, quindi è l'orgoglio del Khalasar, e viene donato un cavallo di questo genere alla Khaleesi perché deve cavalcare un cavallo all'altezza di far stare lei alla stessa altezza del Khal, capito? Quindi loro devono essere pari. È bellissima questa cosa, soprattutto pensando a Daenerys, da dove viene, dove appunto è sempre costretta a chinare la testa, e invece qui la troviamo che è praticamente allo stesso piano di suo marito, cioè è stupenda questa cosa. Drogo stepped forward and put his hand on her waist. He lifted her up.
as easily as if she were a child, and set her on the tin Dothraki saddle. No one had told her about this part. What should I do? She asked Illyrio. A un certo punto, Drogo si avvicina, la prende, la alza e la mette sul cavallo. E lei guarda Illyrio e dice: che dobbiamo fare qua? Perché io non mi ricordo sta parte, nessuno mi ha avvertito che c'era questa parte qui. Ma è stato Ser Jorah poi a risponderle, che le dice: prendi le redini e cavalca, non hai bisogno di andare lontano, però è una cosa che fa fatta. Ok, quindi questo pezzo è bellissimo perché Daenerys, mentre cavalca questo cavallo, che lei poi, appunto, come dicevo, non è una cavallerizza, lei non ha mai cavalcato, infatti ci dice che di solito, per quanto lei abbia viaggiato, è sempre stata tipo su navi, su wagon, insomma, mi viene il vagone, però il carretto, insomma, sui carri, oppure sulle palanquin, che penso siano i trasportini, quelli che portano le persone, però non ha mai cavalcato. E invece in questo momento qui, quando lei cavalca, a parte sperare che non cada e faccia brutta figura, lei, mentre cavalca, si scorda di aver paura. E la cosa bella è che qui dice: And for the first time in hours she forgot to be afraid, or perhaps it was the first time ever. Quindi, mentre cavalca, lei è la prima volta che non ha paura. Cioè, è bellissima questa cosa che tramite un regalo di Khal Drogo lei si sente così libera, così tranquilla. E mentre lei cavalca, i Dothraki si aprono. Le file di Dothraki si aprono per farla passare, come hanno fatto prima con Khal Drogo, quindi ritorna il fatto che lei è allo stesso livello di Khal Drogo. A un certo punto lei stava appunto cavalcando e così diventa molto coraggiosa e c'era il fuoco davanti a lei e lei praticamente salta dentro questo fuoco qui e non succede niente ovviamente né a lei né al cavallo, però appunto ci fa vedere come Daenerys effettivamente cioè diventi coraggiosa in questo momento qui, che non se lo spiega neanche lei perché non lo è mai stata, lei non si sente una persona coraggiosa visto come non riesce a rispondere o a farsi valere con il fratello perché lei è terrorizzata da suo fratello. Questo pezzo è bellissimo. Quando lei arriva e torna, insomma, torna da tutti. When she pulled up before Magister Illyrio, she said, Tell Khal Drogo that he has given me the wind. The fat Pentoshi stroked his yellow beard as he repeated her words in Dothraki. And Dany, so her new husband, smiled for the first time. Cioè, io amo questa cosa. Cioè, lui è un super patatone. Lei praticamente, quando ritorna, scende, dice a Illyrio, per favore, di a Khal Drogo che mi ha regalato il vento. Cioè, è bellissima questa cosa, perché penso non c'è niente di più, di sentirsi più libero rispetto a quando appunto hai la sensazione di volare, la sensazione che il vento appunto ti sposta i capelli, no? Penso che sia la sensazione, una delle sensazioni probabilmente più belle che c'è. E lei ringrazia Khal Drogo di questo. Dopo una vita appunto a sentirsi costantemente in gabbia, lei è bastato un gesto di Khal Drogo fatto giusto per farla sentire libera. E la cosa carina qui è che quando Illyrio lo traduce a Khal Drogo, Khal Drogo le sorride per la prima volta. Cioè, raga, è troppo bello questo pezzo qui. Cioè, si vede quanto Khal Drogo stia cercando di farle capire che lui effettivamente, cioè, ci tiene a questa unione, nel senso la vuole conoscere, non è che sta lì effettivamente solo perché l'ha comprata, cioè ci tiene veramente. E quindi è bellissimo, cioè è ancora meglio di come me lo ricordavo. Ok, a questo punto che cosa succede? Che Khal Drogo comanda i suoi Blood Rider di portargli il suo cavallo. Lui ha un cavallo con il crine è rosso, è un cavallo rosso. E mentre Khal Drogo stava salendo sul suo cavallo, Viserys torna a rompere le palle perché si mette vicino a Daenerys, praticamente le mette una mano sulla gamba. Infatti dice: Viserys slid close to Dany on her silver, il cavallo, dug his fingers into her leg and said. Please him, sweet sister, or I swear you will see the dragon wake as never woken before. Quindi, che cosa dice qua? Mentre lui arriva, le mette una mano sulla gamba e gliela stringe con le dita, tipo appunto minacciosamente, dicendole appunto
Please, fallo contento, ma in tutti i sensi, nel senso sì, sia durante la consumazione, ma proprio nel senso che Khal Drogo deve essere soddisfatto di te come moglie, perché se sto tizio non è soddisfatto, te lo giuro che vedrai come si sveglia, come il drago si sveglierà rispetto a come si è svegliato fino a mo', quindi nel senso, mo ve l'ho tradotta malissimo, però è per dire che lui quando dice si sveglia il drago è quando la mena, quindi dice se lui non è contento e tu torni, io te meno come non t'ho mai menato prima. Quindi vuol dire qui appunto c'è la conferma che Viserys è violento nei confronti di Daenerys, perché se ancora non era, non bastava dopo tutto il terrore che poverina lei cedisce, qui ce lo conferma. The Fear came back to Erden, cioè sto stronzo, lei finalmente è contenta, è serena e tranquilla e questo deve tornare a rompere i coglioni, questa è la verità. E quindi lei di nuovo ha paura, cioè dopo che finalmente non aveva paura, dopo che aveva fatto appunto questo giro sul cavallo, niente, è dovuto tornare a rompere i coglioni. Quindi, they rode out together as the star came out, leaving the Khalasar and the grass palaces behind. Khal Drogo spoke no words to her. Quindi dice, insieme loro due da soli cominciano a cavalcare. E durante questa cavalcata, mentre vanno, Khal Drogo non parla. E ovviamente l'ansia torna per Daenerys e lei si continua a dire: sono il sangue del drago, sono il sangue del drago. The dragon was never afraid, quindi il drago non ha mai paura. Quindi qui comunque ci torna, evidentemente sono delle cose che i Targaryen dicono, perciò appunto i draghi non si inchinano, i draghi non hanno paura, quindi appunto hanno questo forte carattere. He stopped at a grassy place beside a small stream. Drogo swung off his horse and lifted her down from hers. She felt as fragile as glass in his hands. Her limbs as weak as water. She stood there, helpless and trembling in the wedding while he secured the horses, and when he turned to look at her, she began to cry. Quindi dice, sono arrivati dove dovevano arrivare, insomma, in questo posto, insomma, col prato. E praticamente succede che lui la prende, per la vita, la fa scendere da questo cavallo e lei si sente, mentre lui la prende, si sente piccolina, si sente fragile e mentre lui sta legando i cavalli, lei comincia a piangere. Quindi io mi posso solo immaginare dal punto di vista del poro Khal Drogo che un secondo fa mi ha ringraziato che gli ho dato il vento, ma pure fatto sorridere e mo piange. Che ho fatto? Santo Dio, che è successo? Abbiamo solo l'ho portata in un posto che non gli piace. Non lo so, io ho fatto male mentre la mettevo giù. Posso solo immaginarmi quello che Khal Drogo sta pensando. Khal Drogo la guarda, la guarda che appunto sta piangendo e la sua faccia è empty of expression, perché sarà, penso, sorpreso, non sa che fare, soprattutto non sa che dire, perché l'unica cosa che dice è no, he said. He lifted his hand and rubbed away the tears roughly with a callous thumb. Quindi dice che alza la mano, lui alza la mano e le toglie le tears, le lacrime dalle guance. Che carino. Al che lei qui si sorprende perché dice: ma come conosci la common tongue? Cioè non conosci manco una parola, ma conosci la common tongue? E lui dice: è vero, non la so, non la so. E qui lei è bellissimo quello che dice, perché fa perhaps he had only that word, she thought, but it was one word more than she had known he had. And somehow it made her feel a little better. Che è bellissima questa cosa, cioè è anche molto vera. Quando appunto quando parli con qualcuno, soprattutto insomma se è una persona con cui ti stai conoscendo in quel senso lì dove non parli bene la stessa lingua, sapere anche che uno ha anche solo una parola che capisce, che tutti e due capiscono, ti fa sentire molto più tranquilla. E questa cosa è molto carina. Mi piace molto come Khal Drogo riesca a mettere Daenerys a suo agio subito, cioè l'ha fatto praticamente per tutta la sera, da un certo punto in poi. Drogo touched her hair lightly, sliding the silver blonde strands between his fingers and murmuring softly in Dothraki.
Danny did not understand their words, yet there was warmth in the tone. A tenderness she had never expected from this man. Cioè, raga, è bellissimo sto pezzo perché lui le comincia a toccare i capelli, ma lo fa in un modo molto tender, molto gentile, molto delicato. Cioè, non è irruento nei suoi confronti, è molto molto delicato. E lei. Ah, e poi la cosa bella è che lui, mentre le tocca i capelli, sta mormorando qualcosa in dotraco. Lei ovviamente non capisce, però nel modo in cui lui la sta dicendo questa cosa. Sente proprio la dolcezza, una dolcezza che lei non si sarebbe mai aspettata da un uomo così. E è bellissimo, cioè è stupendo. Io li sto amando fortemente, questa ship è saltata per quanto mi riguarda. Seconda ship preferita dopo Sandor e Sansa. Drogo towered over her, as he towered over everyone. He lived there and seated there on a rounded rock beside the steam. Then he sat on the ground facing her, legs crossed beneath him, their faces finally at the height. Cioè, è bellissimo perché lui qui, Khal Drogo è molto alto, soprattutto, cioè già è più alto di tutti, ma è alto molto di più di Daenerys. Che cosa fa allora Khal Drogo? La prende, la fa sedere su una roccia, là vicino alla pozza di acqua calda, insomma. E lui si siede là davanti perché così loro due stanno alla stessa altezza. Cioè, è bellissima questa cosa. In questo capitolo, Daenerys viene costantemente messa al pari, giustamente, di suo marito. E il primo che lo fa proprio è proprio suo marito. Cioè, ha un rispetto incredibile nei suoi confronti, ha una delicatezza che veramente fa emozionare. È stupendo questo pezzo. Ok, quando si siede, Khal Drogo ripete no. Allora Daenerys gli chiede: ma è l'unica parola che conosci? Ma Drogo non risponde, presumo perché non sappia come dire sì. Quindi poverino, non... e probabilmente in dotraco non si fa sì con la testa, si farà qualche altro gesto che ora noi non sappiamo. A questo punto, lui che cosa fa? Ah sì, a questo punto lui comincia a sciogliersi i capelli, lui aveva tipo delle campanelle sui capelli e quindi cominciava a toglierseli. After a moment, Dany leaned forward to help. When they were done, Drogo gestured. She understood. Slowly, carefully, she began to undo his braid. Cioè, è bellissimo perché qui lei lo sta guardando mentre lui si sta togliendo queste campanelle e a un certo punto si sente talmente tanto a suo agio che lei si avvicina. E comincia a aiutarlo. E quando lui, quando hanno fatto di togliersi queste campanelle, lui la guarda, le fa un gesto che non viene neanche specificato qual è, ma lei capisce che lui vuole che, insomma, che lei gli disfi la treccia. Cioè, è bellissimo perché loro non parlano la stessa lingua e quindi vuol dire che loro qui hanno già instaurato un legame tra di loro, cioè loro si cominciano a capire anche senza parlare la stessa lingua, cioè è bellissima questa cosa. It took a long time, quindi è molto simpatico che loro piano piano stanno facendo, e è bello che appunto si deve togliere tutti, deve disfare tutta questa treccia che poi Khal Drogo ha i capelli lunghissimi. E ci dice anche: His hair spread out beneath him like a river of darkness, oiled and gleaming. She had never seen hair so long, so black, so thick. Quindi dice che lui appunto ha questi capelli lunghissimi. Neri molto folti e lei dice: Non ha mai visto dei capelli così. E io, Dani, te capisco perché questo tipo di capello black tutto folto, io, cioè, sugli uomini lo amo. Then it was his turn. He began to undress her. Quindi, una volta che hanno fatto quei capelli di Khal Drogo, Khal Drogo comincia a spogliare Daenerys. Ed è bellissimo qui. Perché, cioè, se voi vi ricordate quello che sono stato in grado di fare sulla serie, ecco. His fingers were deft and strangely tender. He removed her silk one by one, carefully, while Danny sat unmoving, silent, looking at his eyes. Quindi, mentre lui intanto la sta spogliando, la sta guardando, ma la cosa bella è che George Martin, descrivendo questa scena, usa sempre
parole che indicano la delicatezza con la quale Khal Drogo sta spogliando Daenerys o sta toccando Daenerys, che è molto bello perché appunto Daenerys lo ha visto come un uomo enorme, un uomo anche rude. Vedere come si comporta in modo delicato con lei penso che sia una cosa molto molto romantica e penso che a George Martin gli piaccia molto, anche perché vedremo che anche Sansa, parlando di Sandor, userà sempre questi tipi di aggettivi. Quindi io approvo, adoro questa coppia. Quindi, when he bared her small breast, she could not help herself. She averted her eyes and covered herself with her hands. Quindi dice, quando poi l'ha scoperta, le ha scoperto il seno, lei non, ha detto non ce l'ha fatta, nel senso non ha potuto farne a meno, ha guardato giù e si è coperta. Quindi di nuovo che guarda giù. Ma Khal Drogo le dice, no, Drogo said, he pulled her hands away from her breast gently but firmly. Then lifted her face again to make her look at him. No, he repeated. No, she echoed back at him. Cioè, raga, è stupendo. Praticamente, mentre lei è andata giù con la testa, lui subito le prende intanto le toglie le mani davanti per dirle tutto a posto, perché lo fa in modo gentile, non è rude, quindi per dirle stai tranquilla, e le dice no, cioè mentre le alza la testa per farsi guardare di nuovo, le dice no, cioè non guardare via, cioè non abbassare la testa, noi siamo alla stessa altezza, per dirti, no? E lei risponde no, come per dire ho capito, cioè, raga, è bellissimo, io sto volando e niente, sono una donna felice. She could sense the fierce strength in his hands, but he never hurt her. He never hurt her, cioè, capito? Quindi poteva sentire la forza nelle sue mani, ma non le ha mai fatto del male. E che lei ha bisogno di sottolinearlo, vuol dire che quell'altro del fratello, invece, ogni volta che si avvicina a lei, è per farle del male. He held her hand in his own and brushed her finger one by one. Cioè, che carino, lui le ha preso una mano e le ha accarezzato le dita una per uno. Cioè, raga, è bellissimo. He stroked her face, tracing the curve of her ears, running a finger gently around her mouth. Quindi le accarezza la faccia, tracciandole le curve delle orecchie e poi dopo anche intorno alla bocca. E it seems as if hours passed before his hands finally went to her breast. Quindi, cioè, praticamente va talmente delicato, va talmente piano, talmente leggero, che quando finalmente le ha toccato il seno, per lei era come se erano passate delle ore. Cioè, il rispetto che quest'uomo sta avendo per questa donna, io non ho proprio parole. Poi, he stopped then and drew her down on his lap. Then he was flushed and breathless, her heart fluttering in her chest. He kept her face in his huge hands, and she looked in his eyes. E fa, no? He said, ed è no scritto col punto di domanda. E lei dice, and she knew it was a question. Cioè, lui le sta chiedendo, posso andare avanti? Cioè, adesso è arrivato che le ha toccato il seno, quindi adesso le chiede il permesso di andare fino in fondo. E quando gli chiede, no, lei risponde sì. Cioè, allora, così finisce questo capitolo di Dani. E io qui non posso che, a parte adorare il libro, ma non posso che incazzarmi come una iena. Perché io dico, cioè, io mi domando e dico, tu leggi questo capitolo qui, no? Leggi questa interazione così delicata, così romantica, così rispettosa, perché è un capitolo tutto sul rispetto, cioè finalmente Dani viene rispettata, cosa che non le è mai successa nella vita, e tu che cosa fai invece? Me la fai violentare nella serie? Ma come fai? Cioè, nel senso, hanno tolto proprio tutto quello che c'è in questa relazione qui, l'hanno totalmente messo al contrario. Qui è delicato, nella serie è rude. Lui qui fa di tutto perché lei lo guardi in faccia e si senta a suo agio, lì manco la guarda in faccia. Cioè, le apre il vestito lanciando il fermaglio via così e poi va dietro.
Cioè, voi capite? Poi la spoglia delicatamente ci mette, praticamente dice, sembrano che nel libro, sembrano che ci siano volute delle ore prima che gli ha toccato il seno. De là gli toglie il vestito così subito. E qui c'è anche la cosa del consenso, perché lui chiede, posso andare avanti? E lei risponde sì. Di là invece no, perché quando lei cerca di parlargli, lui la blocca sempre e poi la piega in avanti. Cioè, raga, ma che cazzo la stiamo guardando? Cioè, io penso, io perché non, ripeto, il libro l'ho letto dopo della serie. Io ho cominciato a vedere Il Trono di Spade quando era uscita la terza serie. Quindi, io prima mi sono guardata le prime tre serie e poi dopo ho letto i libri. Quindi io, prima di capire che lo sfacelo era potente, l'ho scoperto dopo. Cioè, capivo che c'era qualcosa che non andava, ma ho scoperto dopo. Ma cazzo, cioè, io posso solo pensare a chi ha letto il libro, poi chi soprattutto magari è fan di Daenerys, che i suoi pezzi se li ricorda perfettamente. Cioè, ma tu chiudi proprio al primo episodio, tu chiudi e dici sto show è una merda, perché non puoi trasformare un'interazione di questo tipo in uno stupro. Cioè, non stai bene. Perché? Cioè, è tutto fatto perché lei finalmente viene trattata con rispetto e tu invece le fai fare, cioè le fai subire proprio quello che è il peggio che una donna può subire. E io sono sconvolta da questa cosa. E che non ne parli nessuno, cioè nel senso che, perché io ripeto sempre chi dice sta serie è un capolavoro, ma è un capolavoro di cosa? Che nella prima puntata appunto vediamo una cristiana, poretta, che viene stuprata. Vediamo, non lo so, le prostitute in ogni dove, non si capisce un cazzo, cioè voglio dire, io non lo so, io rimango sconvolta, questa cosa è una cosa che mi lascia, proprio un evento che mi lascia totalmente aberrata e schifata da cosa hanno potuto creare, e veramente, cioè, poteva, è soltanto l'inizio della fine, questa è la verità. Ma mentre questo è l'inizio della fine per la serie, io invece oggi sono arrivata alla fine del mio discorso. Spero che non vi abbia, insomma, annoiato. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere le vostre impressioni su questo capitolo. Sbizzarritevi nei commenti. Se avete anche qualcosa di brutto da dire sulla serie, va, andate pure. Io mi levo dalle balle, come al solito è stato un piacere. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di House of the Dragon, perché la prossima settimana vedremo il secondo episodio di House of the Dragon e lo commenteremo insieme aspettando la nuova serie di House of the Dragon. Quindi vi aspetto la prossima settimana su A Game of Talks. Ciao! Niente, Missy. Niente il libro che mi si sta sgretolando tra le mani. Daenerys wed. Sì, outside the city. Mi si sta rompendo tutto. Spendano tutti i soldi, ma fa affari Coppentos. No. Sì. No. Di not so much a smile, ok, si può dire anche così. A liquid and a liquid. A languid, a liquid. Ma d'altronde la karma è la karma, proprio alla romana. Oh, come si dice? Oh, il lirio era Giora, questo. Madonna, che luce orrenda.